Ben ritrovati a tutti gli amici del veromilanista.it. Siamo qui con Tiziano Crudeli, milanologo per eccellenza, una delle voci del popolo rossonero, opinionista di 7 Gold, direttore editoriale di Sprinter Sport. Allora Tiziano, partiamo ovviamente dall'impresa, dal pareggio di ieri sera. Qual è l'immagine che ti rimane la mattina dopo? Cosa resta negli occhi della partita di Barcellona? Ma tutto è bene quel che finisce bene. Sul piano del gioco abbiamo preso una lezione. Barcellona ha dimostrato di essere molto più forte del Milan, questo forse lo temevamo, lo sapevamo. Il Milan ha comunque ottenuto il risultato, a volte quello che conta è più il risultato di come viene ottenuto questo risultato. E il Barcellona, abbiamo detto, è probabilmente inarrivabile, lo è per il Milan ma lo è per chiunque. Il Milan però come lo vedi rispetto all'anno scorso? Cioè qual è la dimensione europea rispetto all'anno scorso? Forse la vittoria del campionato italiano ha dato più consapevolezza ai ragazzi di Allegri? Me lo auguro, a luce della prestazione di ieri sera non direi, insomma è anche presto detto in tornosa. Milan è reduce da due sole partite urbane. Barcellona è molto più avanti anche come preparazione fisica, atletica, al di là del notevole tasso tecnico che ha la squadra campione d'Europa. È un Milan che secondo me non va giudicato in funzione della partita di ieri sera, ma è un Milan che secondo me è destinato a crescere sia come di condizione fisica sia come gioco, senza cercare attenuanti. Al Milan di ieri sera mancava Ibrahim, a un certo punto si è fortunato anche Boateng, che era utile nella fase di contenimento e negli inserimenti. Ricordate che al settesimo ha avuto quella buona opportunità sul passaggio di Pato, opportunità di mettere a segno il gol del 2-0. Però insomma, cioè, voglio dire, tutti questi fattori finiscono per influire e influenzare il rendimento della squadra. Per adesso archiviamo la partita di Barcellona almeno prendendo per buono il risultato. Poi è chiaro che bisogna deve migliorare se vuole essere competitivo, soprattutto in Europa. Al di là, ovviamente in questi giorni, questa mattina, sugli scudi ci sono due giocatori, due brasiliani, sono Pato e Thiago Silva. Io però vorrei farti un altro nome, un giocatore che a me personalmente continua a emozionare ed è piaciuto tantissimo, che è Alessandro Nesta. Bravissimi Thiago Thiago Silva, sta dimostrando di essere uno dei centrali più forti del mondo. Bravo Pato, un giocatore di 22 anni che ha margine di miglioramento assolutamente, straordinario, che quindi può diventare un grande campione. È su questi giocatori che il Milan deve puntare decisamente. Tieni anche conto che uno degli aspetti positivi di ieri sera è che dopo la partita con la Lazio, dove erano emerse delle lacune della difesa, segnatamente di Nesta, ma soprattutto della fase difensiva, ieri sera in questo senso abbiamo fatto progressi, notevoli progressi. E a proposito di campionato, l'ultima domanda: come arriva il Milan alla partita col Napoli? Pensi che questo risultato possa dare forza o che comunque il Milan possa arrivare molto stanco alla partita del San Paolo? Ma sai, il Napoli gioca stasera, quindi di conseguenza anche il Napoli avrà un dispendio di energie fisiche non indifferente. Dal punto di vista del morale, pareggiare al 92esimo ti dà una spinta sicuramente notevole, anche se il dispendio di energie fisiche e atletiche sono state notevolissime, e anche mentali, essere ben chiari. Va bene, ringraziamo Tiziano Crudeli, salutiamo tutti gli amici del veromilanista.it, alla prossima. Hey, you're next.